inaugurata la mostra al Polo Museale Caos di Terni, dedicata a Luciano Crisostomi dal titolo Icastico Pop. Il curatore è Pasquale Fameli. La mostra, visibile alla Sala Carroponte, resterà aperta fino al 4 dicembre. Pasquale Fameli è responsabile scientifico del Caos di Terni e il Caos è uno scrigno di arte, di cultura, di sonorità anche. Cosa vedremo in questi giorni a Terni al Caos? Sì, sicuramente parto già dall'evento insomma, che abbiamo inaugurato oggi, cioè la retrospettiva dedicata a Luciano Crisostomi, di cui potete vedere un'opera alle mie spalle, un ritratto di Pasolini realizzato nel 76. È un'opera particolarmente significativa che è stata da poco reinserita all'interno del percorso della collezione permanente del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea Aurelio De Felice di Terni, che si trova appunto all'interno del complesso del Caos. È molto importante quest'anno perché appunto ricorre il centenario della nascita, quindi tantissime attività nazionali lo stanno ricordando. Nella mostra appunto dedicata a Luciano Crisostomi, in retrospettiva che parte con i primi lavori del 69, arriva fino alle opere più recenti, si mette in evidenza questo carattere critico, questo carattere dialettico proprio della figurazione di Crisostomi, che sull'influsso insomma di una certa cultura visiva molto diffusa a Roma ha alternato un iconismo di stampo pop, diciamo, però mescolato anche a un realismo drammatico di radice guttusiana, e questo è una polarità insomma che ha sempre accompagnato la ricerca di Crisostomi anche nelle più recenti evoluzioni. Proprio nella stessa mostra è presente un altro ritratto di Pasolini, diverso da questo, che permette di creare insomma un ponte, un collegamento tra la permanente e questa mostra temporanea. Oltre alla mostra di Crisostomi è già in corso la mostra dedicata a grafiche e scritti inediti di Dario Ciaurro, curata da Francesco Santaniello, e poi insomma più avanti vedremo altre mostre dedicate a importanti fenomeni come la mostra dedicata alla psichedelia, importanti fenomeni della cultura di massa, e poi una piccola monografia dedicata a Schifano, raccontato attraverso le collezioni private del territorio.